Piana Mattarella emozionata dopo questo discorso, solo questo. Se sperava di riavere a casa. È una grande giornata, credo un grandissimo discorso, un discorso che ridà dignità alla politica. Devo stare in silenzio stampa almeno per altri 7 anni. Bene, bravo, buon lavoro. Presidente, è il vincitore morale di questa elezione. Ragazzi, tento che vi fate male. No, però vi fate male, vi fate male. Secondo vi fate male. Vi voglio bene, dai. No, non mi fate una cosa oggi. Devo stare. Siamo stati per giorni a inseguirla oggi. Devo stare in silenzio stampa almeno per altri 7 anni. Ciao. È la giornata in cui il governo si stabilizza o in cui il governo inizia a esplodere, visto le posizioni di Salvini, eccetera? Io mi auguro che, finita questa parentesi importantissima per l'elezione del Presidente della Repubblica, che oggi si completa con il giuramento, e è una giornata sicuramente di festa per il Paese, insomma, nonostante tutte le difficoltà che rimangono, poi ci si stabilizzi anche dentro al governo. Che il giorno in cui tornate nel centro-sinistra, dopo un po' di tentativi. Arrivederci, veramente. È una grande giornata, credo un grandissimo discorso, un discorso che ridà dignità alla politica, le riforme, tutto quello che dobbiamo fare è scritto lì dentro, lo faremo. E anche una blindatura del governo Draghi fino al 2023 a questo punto, no? Mattarella ha fatto un esplicito riferimento. È soprattutto un discorso che impegna tutti noi a fare cose, credo che ci siano lì dentro tutte le tracce che dovremo seguire, e adesso c'è bisogno di stabilità, di impegno e di fare le cose. Signora Mattarella emozionata dopo questo discorso, solo questo. Se sperava di riavere a casa. Ora però c'è da ricostruire le macerie di un quadro politico. Come si ricostruisce? Guardando all'interesse del nostro paese, partendo dall'azione di governo e dalla maggioranza che deve ricomporsi senza gesti scellerati. Quello della Lega è stato un gesto. Di ieri della Lega non mi è piaciuto per niente. Non so perché penso che poi dopo ci sia una domanda. Siamo Movimento 5 Stelle. Ho visto un bel entusiasmo da parte tutta l'aula. Quindi forse secondo me sarà anche un po' un moto di liberazione dopo tutti questi giorni molto difficili e complessi. Entusiasmo di tutta l'aula, anche di chi ha lavorato fino all'ultimo per un'altra opzione come i Polfiani, no? Ma su altre opzioni, perché notavo che in aula c'erano diversi degli altri candidati sopra, sotto, al lato, diciamo, di tutti i nomi che si erano fatti, no? Adesso che tutto è finito si può rivelare se lei questi voti per Tremonti li aveva portati, non li aveva portati. Io? Quanti voti hanno fatto? Lo so che sono. Quanti voti hanno fatto?